andato molto bene, sono molto contento. Avevo un po' di... ero un po' nervoso, non ti nego, perché sempre, no? Non è il nostro mestiere stare davanti, diciamo, alla tensione. Noi siamo i collaboratori del set, quelli che stiamo dietro la macchina da presa, creando un po' l'atmosfera, ma senza essere no? Il punto di riferimento. Quindi è un po'... c'era un po' di nervosismo, ma loro mi hanno fatto delle domande bellissime e subito avevano un atteggiamento molto, molto interessato, insomma, è molto bello. Sempre perché spesso giochiamo con delle atmosfere, delle inquadrature un po' fuori sync, un po' fuori bolla, un po' con l'atmosfera diversa da quella che dovrebbe avere per creare delle suggestioni o creare dei scompensi nello spettatore, no? Perché lo spettatore non si senta comodo, magari giri un po' la telecamera, la fai un po' sbollata, fai delle inquadrature con obiettivi un po' strani, insomma, spesso, o anche molto più sottili, non bisogna essere così. Secondo il progetto uno gioca molto col linguaggio della macchina da presa, delle luci, quindi sì, ci capita spesso che dobbiamo creare suggestione grazie a cose che magari la persona non percepisce, no? Lo spettatore non pensa di percepire, ma che in qualche modo arrivano e li creano un certo tipo di tensione. Ciao, un saluto molto affettuoso a tutti i partecipanti di Gifoni Film Festival, sia i gifoners, i giurati, tutti i partecipanti, perché è un festival davvero, davvero, davvero bellissimo. Grazie.